Che diciamo? Wow! Wow, sì, davvero. Sono toccato, ha voletto 59,9, ho detto, vabbè, dai, poi leggo meglio 58,9, cavoli. No, sono super contenta, comunque anche questi ultimi mesi di allenamento mi sono allenata molto bene e riesco a reggere anche i passi del 100 o meglio, e quindi sono super contenta di questo risultato, davvero. Vediamo domani e sabato cosa viene fuori. Se Margherita Panziera, che non è mai stata una velocista, ha la terza prestazione mondiale stagionale del 100, vuol dire che nei 200 sarà la favorita al mondo. Vediamo, insomma, io non dico niente, però ce la metterò tutta. Comunque anche mi è dispiaciuto non fare il due stile ieri, però le mie priorità sono comunque il dorso e punto su quello. Aspettate una molla nella testa? Ma boh, nel senso, sta proseguendo comunque dall'anno scorso e sono contenta di migliorarmi sempre di più, perché quando raggiunge certi risultati magari è un po' più difficile, invece sono contenta che tutto il lavoro che sto facendo ripaghi alla fine. Demolire un record italiano di quasi un secondo, essere la prima a scendere dal muro dei 59, che significa? Tanto, cavoli, sì, comunque a Glasgow ero in super forma, perché comunque al 200 si è visto, al 100 avevo fatto 59,7 e ero contentissima. E abbassarmi di 8 decimi in un 100 è tantissimo, però vabbè, dai, questo promette bene sia per il 100 di domani che per il 2 di sabato. Vediamo cosa viene fuori. Margherita, ogni volta che entri in acqua c'è un record che trema in questo momento, ma perché? La svolta dove è arrivata? No, in verità, cioè, io punto a migliorare il mio tempo e quindi cercare di nuotare sempre meglio e essere sempre più forte in acqua. Poi se faccio pure il record tanto meglio. Comunque sì, questo 100 è stato davvero inaspettato, almeno per me, poi non so per gli altri, e quindi promette bene, insomma, per il 2 e vediamo, il passaggio sarà bello tosto. Grazie. Cos'è stato?